toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament. C'est en lui seul
qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et nous y avons part. Avec lui, nous avons été ensevelis ensemble dans le baptême, et avec lui, nous avons été ressuscités par la foi en la puissance de Dieu, grâce à laquelle nous avons reçu toutes les bénédictions spirituelles au ciel. Nous confessons donc Christ notre Seigneur. Credo, credo, servire, il solo capo che dobbiamo seguire, il solo modello che dobbiamo imitare. Credo, credo, amen. Il solo medico che ci deve guarire, il solo pastore che ci deve nutrire, la sola via che ci deve condurre. Credo, credo, amen. La sola verità che dobbiamo credere, la sola vita che deve vivificarci, il solo tutto che ci deve bastare. Credo, credo. Par le Christ, avec le Christ et dans le Christ, nous pouvons donner tous les honneurs et toutes les gloires à Dieu le Père Tout-Puissant. Dans l'unité du Saint-Esprit, nous pouvons devenir parfaits et être le parfum de la vie éternelle pour notre prochain. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as mis en nous les désirs d'infini. Accorde-nous d'une parfaite confiance au pouvoir humain, ni de nous attacher aux réalités terrestres. Fais que notre cœur inquiet ne cherche refuge et ne trouve la paix qu'en toi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Pouvons nous asseoir. Tutto ha inizio nell'anno 1671 a Montfort-sur-Meu in Francia, nella casa di una coppia di giovani sposi. Si sono uniti in matrimonio il 10 febbraio. A Rennes, nella chiesa di Ogni Santi. Lui, Giovanni Battista Grignon, ha 24 anni. Lei, Giovanna Robert, di anni ne ha 22. Luigi viene alla luce il 31 gennaio 1673, secondogenito di una famiglia che conterà 18 figli, diversi dei quali moriranno in tenera età. Maintenant, faisons mémoire de notre naissance. Amoureux de la vie, Dieu nous demande de dire oui à la vie avec courage et générosité. Jésus, qui est la vie, nous invite à laisser une empreinte qui remplit notre histoire et celle de beaucoup d'autres vies. Ascoltiamo la parola di Dio dal libro della Genesi.
radości rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami chodzącymi po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Poslušajmo riječ Božju iz knjige Postanka. I reče Bog, načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slično, da bude gospodar ribama morskim, pticama nebeskim i stoci, svoj zemlji, i svim mizavcima što puze po zemlji, na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori. Muško i žensko stvorimo. Verbum Domini. Deo gratias. Je salue Marie de Montfort. Remercions le Seigneur pour ses bienfaits innombrables. Dio di bontà infinita, non ho nulla che ti sia degno, ma umilmente a te rivolto ti rendo grazie con tutto il cuore. Misericordia, ti rendo grazie con tutto il cuore. Misericordia, ti rendo grazie con tutto il cuore. Misericordia, quanto hai impresso nel mio spirito, ti rendo grazie con tutto il cuore. Misericordia, a te, Spirito Consolatore, grazie sempre, con tutto il cuore. Amen. Misericordia, di San Luigi Maria da Montfort, numero 35. From the love of the eternal wisdom of St. Luigi Maria da Montfort, number 35. If the power and gentleness of eternal wisdom were so luminously evident in the creation, the beauty and order of the universe, they shone forth far more brilliantly in the creation of humanity. For man is his supreme masterpiece,
the living image of His beauty and His perfection, the great vessel of His graces, the wonderful treasury of His wealth, and in a unique way His representative on earth. By your wisdom, you appointed man to have dominion over every creature you made. Integrazione personale. Grâce à cet amour, nous pouvons vivre une vie nouvelle.
non plus à la merci du mal, du péché et de la mort, mais en communion avec Dieu et avec nos frères. Ascoltiamo la parola di Dio dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Wir hören das Wort Gottes aus dem Brief an die Epheser. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Grundlegung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor ihm. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden durch Jesus Christus, und zu ihm zu gelangen nach seinem gnädigen Willen. Zum Lob seiner herrlichen Gnade hat er sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reich seiner Gnade. Da carta de São Paulo aos Efésios. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto dos céus nos abençoou com toda a espécie de bênçãos espirituais em Cristo. Nele nos escolheu, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em caridade da sua presença. Ele nos predestinou sua livre vontade para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, para que fosse enaltecida a glória da sua graça com a qual nos favoreceu em seu amado Filho. Nele, pelo seu sangue, temos a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Verbo Domini. Deo gracias. Remercions le Seigneur pour le don de Jésus-Christ et la foi nourrie par la grâce des sacrements. Nel tuo amore eterno Padre, hai offerto a noi il tuo Figlio sulla croce del martirio. Ti rendo grazie con tutto il cuore. Misericordia Domini, in eternum cantamo. Signore Gesù Cristo, caricandoti delle mie colpe, mi hai redento e liberato. Ti rendo grazie con tutto il cuore. Misericordia Domini, in eternum cantamo. Nel tuo soffio, Santo Spirito, con l'assenso della Vergine, ci hai donato il Redentore. Ti rendo grazie con tutto il cuore. Misericordia Domini, in eternum cantamo. Nel tuo nome battezzato, dal tuo olio consacrato, per tua grazia alimentato, ti rendo grazie con tutto il cuore. Misericordia Domini, in eternum cantamo.
perdonato, al tuo fuoco riscaldato, per tua mano risanato, ti rendo grazie con tutto il cuore. Misericordia, Figlio Salvatore, a te Spirito Consolatore, grazie sempre con tutto il cuore. Amen. Misericordia, gaudete ed esultate di Papa Francesco numero 15. Lascia che la grazia del tuo battesimo fruttifichi in un cammino di santità. Lascia che tutto sia aperto a Dio e a tal fine scegli Lui, scegli Dio sempre di nuovo. Nella Chiesa santa e composta da peccatori troverai tutto ciò di cui hai bisogno per crescere verso la santità. Il Signore ha colmato la Chiesa di doni con la parola, i sacramenti, i santuari, la vita delle comunità, la testimonianza dei santi e una multiforme bellezza che procede dall'amore del Signore. Integrazione personale. Spirit, ora pro nobis.
Oh, Senhor, fora-me,
Thank you.
Signore della speranza di Giovanni Paolo II. A lei, madre della speranza e della consolazione, rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera. Affidiamole il futuro della Chiesa in Europa, questa missione continentale 2020 e di tutte le donne e gli uomini di questo continente. Marie, Mère de l'Espérance, marche avec nous. English. Mary, Mary, Mother of Hope, accompany us on our journey. Maria, Madre della Speranza, cammina con noi. Maria, Madre della Speranza, cammina con noi. Maria, Mutter der Hoffnung, gib uns. Maria, Mutter von Hope, versetze uns auf unser Lebensweg. Mario, Madre Donate, budi uz nas na našem putu. Mario, Matko Nadjeje, volci s nami na našeg droga. Insegnaci a proclamare Dio vivente, aiutaci a testimoniare Gesù l'unico Salvatore, rendici servizievoli verso il prossimo, accoglienti verso i bisognosi, operatori di giustizia, costruttori appassionati di un mondo più giusto, intercedi per noi che operiamo nella storia, certi che il disegno del Padre si compirà. Aurore d'un monde nouveau, montre-toi la mère de l'espérance et veille sur nous. Dawn of the new world, show yourself the mother of hope and watch over us. Aurora di un mondo nuovo, mostrati madre della speranza e veglia su di noi. Aurora di un mondo nuovo, rivelaci madre della speranza e veglia per noi. Morgenröte einer neuen Welt, erweise dich als Mutter der Hoffnung und Wachung über uns. Maria, Mutter von Hoch, vergesell uns auf unser Lebensweg. Zorro novoga svijeta, pokaži se majkom nade i budi nad nama. Jutrenko novego svijeta, okaži se u maštu nadjeji i čuvaj nad nami. Veglia sulla Chiesa in Europa, sia essa trasparente al Vangelo, sia autentico luogo di comunione, viva la sua missione di annunciare, celebrare e servire il Vangelo della speranza per la pace e la gioia di tutti. Reine de la paix, protège l'humanité du troisième millénaire. Mio Dominus, protège le monde humain au deuxième millénaire. Regina de la pace, protège l'humanité del terzo millennio. Regina de la paz, protège l'humanité del terzo millennio. Curie divine des Spiritus, protège la humanité del terzo millennio. Koningin van de wereld, bescherm de mannen en vrouwen van het derde millennium. Grada de Semira, štiti čovečanstvo trećem tisućljeća. Królowo pokoju, strzeż ludzkości trzeciego tysiąclecia. Veglia su tutti i cristiani, proseguano fiduciosi sulla via dell'unità, quale fermento per la concordia del continente. Veglia sui giovani, speranza del futuro, rispondano generosamente alla chiamata di Gesù. Veglia sui responsabili delle nazioni, si impegnino a costruire una casa comune nella quale siano rispettati la dignità e i diritti di ciascuno.
Marie, donne-nous Jésus, fais que nous le suivions et que nous l'aimions. Mary, the grace of Jesus, grant that we may follow him and love him. Maria, donaci Gesù, fa che lo seguiamo e lo amiamo. Maria, dano Gesù, fa con di nos siamo e amemos. Maria, Gesù, Jesus, madre da spiriti in folge, univimen. Maria, Ego, Jesus, alamus ente vore, ente dictere. Mario, dai la nitissa, dai la nascetuiemo, figlio bimo. Mario, daj nam Jezusa, spraw, abyśmy za Nim szli i kochali Go. Lui è la speranza della Chiesa, dell'Europa e dell'umanità. Lui vive con noi, in mezzo a noi, nella Tua Chiesa. Con Te diciamo, vieni Signore Gesù, che la speranza della gloria infusa da Lui nei nostri cuori porti frutti di giustizia e di pace. Amen. Dominus vobiscum. Ego spiritu tuo. Benedicat vos, omnipotentes Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ite in pace. Deo gratias. Saint-Jean-Paul II. La Saint-Jean-Paul II. Vous voulez un peu de notre nouveau médecin.